Di Busto. Allora parliamo, Fenoglio, di questo momento difficile. Metto subito il dito nella piaga. È un problema dovuto anche un po' a questi ritmi faticosi, a tutti i casi di Covid, o c'è qualcosa di diverso? No, ritmi faticosi secondo me no. Un po' le scorie sicuramente del Covid, cioè il Covid lascia i segni. Questo si vede sia nella vita di tutti i giorni sia nello sport. I rientri anticipati tra gli infortuni e il Covid di Jordi Polter l'hanno condizionata molto, nel senso che purtroppo ci vuole un return to play molto mirato per gli atleti che ritornano dopo il Covid, perché non sono più nella normalità, cioè la condizione atletica praticamente è ridotta quasi allo zero, almeno quello che abbiamo visto noi e quello che ho visto anche alcuni in una squadra falcidiata dagli infortuni. Ho visto atlete dopo 10-12 punti doversi fermare, essere cambiate, perché non ce n'è fisicamente. Noi siamo stati condizionati pesantemente dagli infortuni, però io sono uno onesto e sempre obiettivo. In questo momento qua facciamo fatica, giochiamo male, se no non faremo prestazioni di questo tipo qua. Quindi le scuse o gli alibi non esistono. Penso anche oltresì che noi siamo una squadra di valore, perché comunque con Novara abbiamo giocato la semifinale di Supercoppa, abbiamo giocato ad altissimo livello. Adesso è un periodo di flessione di grandissima difficoltà, però credo che se siamo bravi, e come penso le mie ragazze sono un gruppo straordinario, dai momenti di difficoltà si esce più forte. Dopo la sconfitta di mercoledì vi siete riuniti, anche il presidente ha voluto parlarvi. Che cosa vi siete detti che può essere riferito pubblicamente? Ma niente, abbiamo fatto come si fa, penso, tra persone mature. Abbiamo cercato di parlare e soprattutto di sentire l'opinione di tutti, perché il confrontarsi penso che sia l'aspetto principale. Ci siamo detti che questo forse è stato il punto più basso, nel senso che probabilmente si è toccato il fondo. Io spero che non si possa fare peggio di come si è fatto mercoledì con Firenze. L'intento delle ragazze secondo me non è di fare così, questo è un gruppo straordinario che mi dà tutto. Io non mi sono mai lamentato del rendimento in allenamento o di cose di questo genere qua. È una squadra che sta passando un periodo di difficoltà e con tutto quello che è la situazione capita, però siamo uniti nel venirne fuori e vogliamo assolutamente venirne fuori. È un periodo appunto un po' complicato, quindi bisogna essere più oggettivi possibili. Come si va oggi in campo per affrontare e cercare di prendere qualche punto appunto da Novara? Ma guarda, io penso che forse oggi questa partita venga a proposito. Giochiamo contro una squadra molto forte, forse dopo Conegliano la squadra più attrezzata di tutto il campionato, ed è la partita migliore, perché se giocassi contro una squadra dove hai l'obbligo per forza di fare 3 punti, forse la pressione sarebbe maggiore. Contro una squadra come Novara io dico sempre questo, cioè che uscite dal campo senza rammarico, poi nello sport vince sempre il più forte, però l'importante è lottare, capito? Perché chi non lotta secondo me ha perso in partenza. Grazie mille. Prego. Grazie Marco Fenoglio. Grazie a voi. Lo lasciamo andare e naturalmente ci facciamo raggiungere da Stefano Lavarini, che è invece il coach di una Novara che finisce oggi, diciamo, il percorso di avvicinamento alla Champions League, però ovviamente prima bisogna pensare al campionato. Una cosa alla volta, a noi ci piace così prendere una cosa alla volta, perché è tutto importante, è tutto di altissimo livello e di conseguenza dobbiamo essere capaci di mettere la testa su questa gara ed esclusivamente su questa. È assolutamente importante, assolutamente difficile, quindi è sufficiente per riempire il nostro focus attentivo. Un Busto in difficoltà ma con valori indiscutibili, quindi da prendere con le molle. Assolutamente, Busto in difficoltà fino a stamattina, oggi pomeriggio è un'altra storia, 0-0, si ricomincia. Il bello del nostro sport è anche questo, che ogni occasione è quella buona per ripartire e svoltare. Questo vale per tutti, noi pensiamo a fare la nostra storia, loro pensano alla loro, e fondamentalmente però non credo minimamente a quello che è successo fino a ieri, quindi ci occupiamo di oggi, del presente. Abbiamo visto il ritorno anche finalmente di Stefania Sanzonna, come sta? Si sta allenando? Ha recuperato? Allora, Stefania ha ricominciato 4 giorni fa con la palla, ma eravamo a Trento, ha lavorato individualmente con i miei assistenti e ha ripreso secondo me con una buona qualità, sicuramente da un punto di vista fisico deve recuperare i più di 20 giorni che è stata lontana dal campo.